momento di confronto sugli aspetti tecnici della transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili è stato rivolto dalla Camera di Commercio a imprese ed enti locali. La Camera di Commercio con Union Camere, col MIMIT, ha iniziato questo percorso, tra l'altro di informazione, e le Camere fanno il primo miglio perché serve ovviamente a tutte le imprese per approcciare questi temi, come tanti altri temi che abbiamo portato avanti, come quello dell'impresa 4.0, come altri temi che sono temi di innovazione. Ovviamente inizia questo percorso perché gli imprenditori che approcciano le Camere di Commercio possono avere tutte le informazioni utili, possono avere dei finanziamenti che li aiuti a capire come eventualmente studiare dove aderire ad una comunità energetica, se fare una comunità energetica, cosa fare, praticamente tutto quello che è veramente utile per le nostre imprese per riuscire a capire quali opportunità possono esserci, sia normative che finanziarie che fiscali. C'è interesse da parte delle imprese? Molto, molto, molto. C'è interesse da parte di tutte le associazioni di categoria, c'è interesse da parte delle imprese e ovviamente e noi siamo qui per cercare di dare delle risposte. La regione Lombardia quest'anno ma anche l'anno scorso risulta essere la regione che ha avuto un incremento maggiore per quanto riguarda l'installazione dei pannelli fotovoltaici, un incremento importante. Per quanto riguarda l'acqua, facile parlarne in provincia di Sondrio, insomma è una delle fonti rinnovabili migliori, programmabili che abbiamo a disposizione. Noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse per quanto riguarda le comunità energetiche e sono pervenute oltre 500 domande da parte dei comuni. Stiamo aspettando la risposta della commissione rispetto al decreto attuativo che è stato predisposto dal governo e solo quando ci saranno tutti gli elementi a quel punto si potrà approcciare anche quello che riguarda le comunità energetiche nella sua totalità, quindi nel suo 100%. Sono degli oggetti che sono stati sviluppati all'interno del pacchetto per l'energia europeo e poi variamente recepiti a livello nazionale. Per avere il meccanismo premiale complessivo che caratterizza le CER, voi avete bisogno di massimizzare l'autoconsumo. Queste sono le aree dentro cui si possono costruire delle CER. Evidentemente, come vedete, sono più ampie dei comuni, quindi sono possibili le aggregazioni di comuni e quant'altro. Le CER hanno senso dentro un'area territoriale definita, come ho detto, per il fatto che riescono ad evitare di impegnare il sistema nel suo complesso.